Buongiorno, trascorso una notte veramente fantastica. Siamo proprio a fianco a Campo Catino, siamo circa 1900 metri d'altezza. Guardate oggi che spettacolo di giornata, fantastico svegliarsi di fronte a un panorama del genere. Anche se oggi mi sono svegliato con un po' di allergia. Ecco qua, quindi mi sento un po' stordito, però dai, conto di ripigliarmi un pochino entro qualche ora. Allora, questa mattina vrei fare un po' di bucato, che ho un po' di roba da lavare. E in più vorrei mettere la sacca della doccia sotto il sole per riscaldare l'acqua, dato che è una doccia solare. Così più tardi mi faccio pure una bella doccia. Perché poi questo pomeriggio dovremmo rincontrarci con Matteo Corvo e Lorenzo Maggi per un giro in street a Frosinone. Frosinone che risulta proprio laggiù. Sarà una mattina molto, molto tranquilla, un po' di faccende domestiche e poi si parte. Allora, vuoto tutta l'aria all'interno della sacca in modo che rimanga al suo interno solo l'acqua, così da potersi riscaldare più velocemente. Bene, lascio così sotto il sole, un bel po' di ore, ha tutta la mattina di tempo per potersi scaldare per bene. Tanto non serve che sia bollente, cioè comunque non c'è freddo adesso, giusto la sera che fa un po' di freschino, però insomma adesso sta bene. E poi la doccia non la faccio totalmente all'aperto, ma poi monterò il box doccia per essere ancora più riparato dal vento. Bella. Che figata. Wow. Grandissimo. Che grande. A una certa è arrivata la macchina. Questa qua si è parcheggiata. È sceso un uomo. Ho detto, sarà qualcuno che mi farà rompere le scatole. Perché magari sono fermo qua, che c'ho le robe fuori, eccetera. Invece no, poi ho visto che dal bagagliaio ho tirato fuori tutta l'attrezzatura col parapendio. In 2 minuti si è preparato tutto e ha preso il volo. Figata. Cioè, è fighissimo vederlo volare qui davanti. Che bomba, veramente bello. Non so se mai avrei il coraggio di provare una roba del genere, però immagino che le sensazioni siano favolose. E ieri mi chiedevo a cosa servissero quei paletti che ci sono qua giù. Cioè, c'è un paletto là e un paletto là. Siccome prima ho visto che si preparava l'attrezzatura, ha preso una busta, è andato giù e l'ha legata al paletto. Non era un caso quindi che ci fossero questi due paletti qua, e quei paletti servono lì. Servono proprio per essere utilizzati in questo modo, magari legando una busta e utilizzandola come un sistema per tenere d'occhio la direzione del vento e l'intensità. Semplice ma geniale. Allora, è giunto il momento di farsi la doccia, però stavo dando un'occhiata all'acqua che purtroppo non ha scaldato a sufficienza, visto che si è annuvolato un pochino le ultime ore. Dunque la soluzione è quella di versare l'acqua in un pentolino e poi scaldare l'acqua del pentolino sul fuoco della cucina. Dopodiché poi l'acqua verrà riversata all'interno della sacca e mi potrò fare una bella doccia calda. Questo è praticamente il sistema che utilizzo tutte le volte d'inverno per potermi fare la doccia, che sia dentro o che sia fuori. Nel mentre che l'acqua si scalda sul fuoco, posso iniziare a montare il mio box doccia. Thank you.
la situazione è diventata molto zingara. Comunque, acqua calda pronta, qui mi segni a 40 gradi, la sacca. E niente, siamo pronti. La tenda è pronta, perfetto. In tempo 10 minuti ho preparato tutto. Oh, bello. Calda al punto giusto. Allora, innanzitutto siamo a Frosinone con Matteo Corvo. Che brutta persona. E con ciao, Lorenzo Maggi. Seguiteli. È uscito tipo comune. Ciao, io sono Matteo Corvo e sono malato di street trial da 15-20 anni. Yeah. Sono super faricato, ormai ho i drammi. Così. Vabbè, mo basta. No, ma neanche babbo, va. Io ci aggiungerei anche una birretta. Ah, regolare. Peroni, fredda, ghiacciata. Volo! Over pure! Con le frasche! Te, se sei uno figo, lo fai da sopra il gap. Non sei uno figo. Questo è quasi un Goddard. Yo. Olè. First try. Dai, io così di sui piatti. Allora raga, chiaramente dovete seguire il canale di Enrico Spano, trial rider, istruttore, show, spettacoli, turista a vita col mitico Johnny sul van, e se non vi piace un contenuto misto come quello che fa, beh, dovete attaccarvi, perché questa è la sua vita e ve la dovete godere live, così come la fa sui video. Certo. Quindi se vi interessa seguitelo, se no venite a trovare il mio di canale dove faccio solo street trial. Thank you.
oggi mi trovo nel parco naturale dei Monti Aurunci. Ieri sera, dopo il giro in street a Frosinone, tra una cosa e l'altra si è fatto tardi, dato che ne abbiamo approfittato anche per andare a mangiarci una pizza e berci una birra insieme. Ho raggiunto questo posto ieri notte, verso mezzanotte, sì. Lo spottino niente male, che in realtà non è questo, ma risulta più giù. E il fatto è che stamattina mi sono svegliato e praticamente appena aperto i portelloni per far entrare un po' d'aria, sono stato assalito da api, mosche, insetti di ogni tipo che stavano proprio prendendo d'assalto il furgone, stavano entrando dentro, proprio una situazione fuori controllo. Allora mi sono subito spostato, cioè mi ero proprio appena alzato dal letto, appena aperto tutto, minchia il delirio. Allora mi sono dovuto spostare, sono salito un po' più su, ho trovato quest'area picnic molto carina, però anche qua è pieno di questi insetti che poi sono... non so cosa siano, cioè appena apri un po' cerco subito di entrare dentro. Cioè prima me ne sono entrate tantissime, ho dovuto usare l'insetticida per farle fuori perché cioè, era una cosa assurda. Quindi questa mattina preparativi prima della partenza, dato che questa sera ho la nave, però dovrò cercare di essere a Napoli per le 17 almeno al porto. Quindi pranzerò qui nei paraggi, poi mi metterò subito in viaggio perché mi aspetteranno almeno 2 ore e mezzo di viaggio da qua a Napoli. Quindi niente, questo viaggio praticamente termina qui. Io non so cosa verrà fuori con questi video perché sto filmando veramente a rate. Non sto riuscendo a filmare tutto. Spero possa venire fuori qualcosa di carino. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate.